buongiorno a tutti. E innanzitutto ringrazio per... In questo momento mi sento un po' come Mars, il ragazzo che è stato presentato prima, nel senso che ho perso completamente, siamo tutti stanchi, quindi vorrei andare velocissima e mi sono completamente dimenticata, dopo la giornata di oggi, proprio vorrei cambiare il tipo di intervento e tutto, nel senso che ho avuto tantissimi spunti che mi hanno dato la possibilità di riflettere ancora di più su questa figura legata appunto al restauro e legata a tutti gli aspetti che abbiamo visto. Il mio tema è un tema che mi spaventa, nel senso che restauro e qualità del progetto. Parto con una delle parole di Pane, che Pane proprio dice, ringrazia Civati nella sua presentazione, dice così nelle pagine che seguo: mi sono proposto di fare il punto sulla situazione. Lui dice: dopo oltre un quarantennio di partecipazione a dibattiti riguardanti la vasta materia in discussione, cioè insieme con il restauro, la difesa dei valori ambientali e l'educazione dell'arte come partecipazione di diritto e dovere della vita associata, oggi si tratta proprio di riconoscere, oltre all'attualità del problema della conservazione in un mondo che minaccia di cancellare la sussistenza stessa del patrimonio della memoria, la necessità di contestare le nuove barbarie impersonate dai poteri che governano l'economia dello standard, che tendono a mortificare l'uomo e a far tacere le voci dell'anima in nome di un materiale benessere che è fallito. Io ho trovato in queste parole una riflessione anche proprio nel progetto di restauro, la perdita della memoria. Sentivo prima il sindaco di Fontecchio e ero ammirata. Io ho avuto l'occasione di fare una tesi proprio sulla qualità del progetto nelle aree sismiche. La qualità del progetto delle aree sismiche, faccio presente che abbiamo lavorato 3-4 anni con anche Anna col Gruppo Nazionale dei Terremoti. Il Gruppo Nazionale dei Terremoti nel 2000 poi è stato chiuso ed è stato riaperto in occasione dell'Aquila. Quindi tutti i lavori elaborati, tutte le supposizioni, le ipotesi che abbiamo fatto per arrivare ad un progetto, diciamo, tra virgolette, di qualità, erano state completamente perse, quindi erano state completamente abbandonate. E abbiamo visto poi che alcune pubblicazioni, alcune cose che erano state studiate allora, sono state poi ripresentate invece successivamente. Quindi il fatto proprio di perdere anche la memoria degli studi, la memoria della documentazione, la memoria dei saperi. Abbiamo studiato tutti i materiali costruttivi, le tecnologie costruttive, per poter arrivare a identificare un criterio di conservazione. Questo non è servito a nulla, anzi l'abbiamo visto poi riproposto 10 anni dopo. Diciamo quindi che occorre smentire anche qui la pretistesimo delle tecnologie che risolve tutti i problemi, compresi quelli con i quali esse non hanno nulla a che fare. Intanto accade che non appena ci sforziamo di trovare le nostre ragioni estreme, sentiamo di dover far ricorso a quella interdisciplinarità che sola può aiutarci a sostenere, avvalorando e incorporando le nostre specifiche esperienze in funzione di un rinnovamento. Secondo me queste sono parole fondamentali, perché abbiamo visto appunto il concetto di transdisciplinarità, il fatto di mettere insieme, soprattutto in un progetto di restauro, oggi abbiamo bisogno sempre di più conoscenze, l'importanza proprio della conoscenza. Questo è proprio tratto da Pane e quindi quando noi parliamo poi di progetto non possiamo prescindere da considerare, oltre che l'oggetto da restaurare, anche quelli, come vedete scritto, che a vario titolo contribuiscono all'intervento restaurativo, perché questo si è portato a buon fine. Quindi c'è un insieme di figure e anche qui di lato umano eccetera che partecipa a portare a buon fine un intervento di restauro. C'è la proprietà, ad esempio, che finanzia e usufruisce del bene, che spesso abbiamo visto come sono alcuni comuni possono essere lungimiranti, ma tutti i giorni abbiamo a che fare con altre problematiche. C'è chi progetta l'intervento e chi controlla che sia eseguito secondo quanto stabilito. C'è infine chi materialmente lo esegue. E anche questo, secondo me, è fondamentale proprio nel restauro, che oggi Pane ne parlava, ma il fatto, ne parlavo prima anche con Andrea, il fatto di esistono delle figure professionali, istituzionali e anche private che entrano in relazione con il bene da restaurare, che concorrono a definire
il quadro di esigenze e di obiettivi che l'intervento quindi deve soddisfare. Queste problematiche però ad oggi spesso e volentieri non vengono risolte completamente, semplicemente chi esegue l'intervento, si parlava della ricostruzione, del fatto del periodo della ricostruzione che ha vissuto Pane e dell'orrore che aveva per questo periodo. Il tema della qualità, diciamo che oggi era diventato di grande in tutti i settori anche produttivi. La conservazione però che cosa ci chiede? Ci dice proprio che i monumenti, l'edilizia storica, come sempre minacciata da molte insidie, ma la corretta conservazione, adesso voglio andare un po' più veloce perché voglio proprio dire che la qualità non è comunque un fattore di valutazione recente, perché anche il controllo della corretta applicazione della corretta qualità era già dettato dalle regole dell'arte, come verifica proprio delle prestazioni da corrispondere a fronte di compensi patuiti. La complessità del cantiere contemporaneo e soprattutto del cantiere di restauro diventa oggi a volte distante dalla produzione artigianale, anche se, come diceva prima Luciano Crespi, il restauro è una filosofia. Quindi l'edificio bisogna concentrarsi e la conservazione deve essere proprio verso il costruito esistente, deve essere in un certo senso un cantiere irrepetibile e unico, rispetto al quale l'intervento di conservazione deve tenere conto della presenza anche di aspetti, a volte proprio anche extra normativi, che come vedete scritto, che involgono sia gli obiettivi, ma deve essere un approccio di scelta. Non si può fare a meno dei requisiti culturali che il bene pone. Quindi il restauro è dinamico, ha una cosa che cambia e ogni bene è a sé. L'intervento proprio sull'edificio, sui progetti di restauro, soprattutto anche visto nell'ottica della città, dello spazio, di tutte le cose che abbiamo interpretato anche adesso, anche il discorso dell'allestimento, è un discorso fondamentale. Ad oggi piuttosto a volte si trova l'intervento che implica un destino al manufatto che addirittura lo trasforma, lo cambia, oppure c'è il ritorno. Invece bisogna tenere conto di determinate esigenze, ma di anche proprio di valori culturali che vengono riconosciuti al bene. La qualità quindi dell'intervento di conservazione è prima di tutto per tutti noi è sempre stato un problema di conoscenza. Occorre quindi considerare il bene, come si diceva prima, come relazione di stratigrafie che si stavano proprio tra l'uomo e la realtà, come memoria poi delle molteplicità di integrazioni, di relazioni vitali e come un'interpretazione anche storiografica, a cui si sono susseguiti e hanno contribuito tutti i riconoscimenti del bene come oggetto culturale. Io sono appunto rimasta molto affascinata dagli interventi, eccetera, e anche proprio dal lato psicologico, anche perché appunto il cantiere di restauro è una filosofia. Quando si è in cantiere si ha proprio tutte le problematiche, la problematica del rapporto umano, della capacità poi dell'operatore, perché per eseguire un buon restauro dobbiamo avere anche dei buoni operatori, quindi dei buoni artigiani. Uno può anche essere attentissimo al progetto, può anche dare dei risultati ottimi in tutti gli studi, storico, stratigrafico, materico, degrado. Adesso la tecnologia ci aiuta tantissimo, ma il fatto che la tecnologia ci aiuta, come diceva anche Pane, attenzione, perché poi non dobbiamo superare il fatto tecnologico, dobbiamo stare all'interno del cantiere e cercare di dirigere e di avere una padronanza e una conoscenza dell'edificio e anche saper fare delle scelte. La scelta, anche Pane, suggeriva una scelta legata ai valori sociali, quindi all'uomo come figura e al fatto proprio che non si deve perdere la nostra memoria e la nostra identità. Ho tantissime immagini e cose che volevo far vedere, però so che il tempo è strettissimo, siamo tutti stanchissimi. Sì, adesso vado perché volevo far vedere. Avevo parlato proprio di come la cultura anche. Stamattina abbiamo parlato addirittura della la tecnica che veniva, era un atto tradizionale
no, efficace, una sequenza di azioni che consentivano proprio un procedimento ben riuscito, quasi un atto magico si considerava. Anche Pane parlava appunto, ha fatto questo collegamento Andrea con la magia. È vero, il cantiere a volte, il cantiere di restauro, per ben riuscire deve avere anche quasi come se fosse una magia, non si sa se le coloriture rimangono uguali, se il colore che tu vai a pulire oppure vai a conservare, che variazione può avere la tecnologia o come viene applicato questo prodotto e che cosa succede. Conosciamo tantissimo perché la chimica, la fisica, tutti ci aiutano, ma ovviamente abbiamo proprio, a volte si sembra quasi che ci sia, quasi appunto come veniva definito per le regole dell'arte, un atto magico, ben riuscito, è quasi un atto religioso, anche simbolico. Volevo farvi vedere qualche, tate che non avevo considerato 15 minuti, perché Anna non me l'aveva comunicato, e quindi era una cosa un po' più lunga. L'esperienza di questi ultimi anni ci ha dato anche la possibilità di, nel progetto di conservazione, soprattutto per gli appalti pubblici, con la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, di introdurre anche, di cercare di stare molto attenti nell'esecuzione. Il problema però sono, come dicevo prima, anche le imprese. Restauro quindi è un'operazione attiva mai statica, come tale ha bisogno di una premessa interdisciplinare rigorosa che serve a ricostruire sia la storia del manufatto nel modo più preciso possibile. La qualità però si esprime sostanzialmente nella sua rappresentazione, nella sua fattibilità attraverso sistemi differenti, come diceva anche Pane eccetera, quindi rilievi eccetera, però che oggi la tecnologia ci permette, ma non troppo, perché il restauro, oltre che conservare, tende a ridare all'architettura anche nuovi fruitori, qui una reinterpretazione dello spazio e quindi non, come funzione non solo legata all'estetica, ma proprio come abitazione. C'è stato esperti prima di me che hanno parlato. Io volevo anche segnalare, con queste immagini che vi faccio vedere, di questo laboratorio di restauro che abbiamo seguito, il fatto proprio dell'importanza del disegno. Abbiamo visto in Pane il disegno. Lui disegnava, rappresentava. Noi, le nostre, anche la facoltà. La facoltà purtroppo, secondo me, ha fatto perdere a volte la capacità del disegno. Il disegno è la rappresentazione fondamentale sia per l'architetto che per... E quando ci troviamo in cantiere non si sanno leggere i disegni, quindi diventa anche difficile poi comunicare. E quindi il fatto di riprendere, abbiamo visto l'esempio sempre che faceva Andrea, di tutte le parti di lui ridisegnate, rifotografate. La fotografia ci dà un'immagine completa dello stato di fatto, ma il saperlo ridisegnare ci dà un'importanza fondamentale. Qui abbiamo degli esempi che io e Anna abbiamo seguito di interventi conservativi proprio per il Gruppo Nazionale dei Terremoti, e dove si è arrivato a vedere che le trasformazioni dei centri storici, addirittura non la modellazione, gli ingegneri ci dicono tutti i giorni che la modellazione ci dà dei risultati, eccetera. In realtà la mia tesi di dottorato concludeva proprio che la modellazione ha bisogno di altri tipi di componenti, perché il materiale come degradato, quindi ha bisogno di un'interdisciplinarità numerosa. Qui faccio vedere degli esempi di rilievi di quadri fessurativi, di edifici, di come proprio ci sono tutti i modi del progetto di restauro, quindi fonti archivistiche, tutte cose classiche che noi sappiamo, che però sembra semplice, ma spesso e volentieri non si vedono. Cioè, quando si fa un progetto di restauro, l'azione del progettista è veloce, il tempo è poco, i soldi sono sempre pochi, sono sempre contenuti, e quindi uno tende sempre a non fare. Purtroppo invece il restauro è una filosofia, e quindi tutte queste cose vanno ammirate. Va guardato l'edificio come ci parla, come fonte di informazione, gli apparati decorativi, quindi vedere le stratigrafie, la sua evoluzione. Tutte le indagini possono servire ad arrivare a un approccio corretto. Il problema è saperlo poi collegare. Qui vediamo la classica metodologia di tutti i nostri lavori di restauro, che ovviamente complica. Ci sono anche delle schedature di guida per l'osservazione, non so, delle malte, dei mattoni. Entriamo in una specificità esagerata a volte, che perdiamo poi
l'insieme, che l'insieme non ci sfugga, che questo è fondamentale. E anche oggi si parlava di frammento, di interpretazione. Il frammento del restauro è fondamentale, l'unica cosa è attenzione poi, perché molte volte il frammento viene interpretato come lasciare la traccia storica e non invece riconoscere l'insieme dell'edificio come viene progettato. Questo andando avanti, quanti minuti ho a zero? Non riesco ad arrivare in fondo a questa cosa, volevo far vedere delle foto. Beh, mi autocensuro, non lo so. Ah, ok. Addirittura su alcuni laboratori entriamo nella specificità, non so, questo è un edificio di Sommaruga su cui abbiamo studiato tutto, siamo entrati nei dettagli di descrivere, quindi per non parliamo di ricostruzione, però per fare analisi dettagliate dell'edificio per poter poi progettare, siamo entrati in dettagli raffinatissimi, ma poi come appunto durante la ricostruzione che diceva anche Pane, ci troviamo poi invece che questo edificio adesso a breve forse viene utilizzato o come set cinematografico, che allora va bene, ma la nostra paura è che questo edificio invece adesso, con tutti gli studi che sono stati fatti, che venga demolito in parte o in parte interpretato in modo non corretto. Queste sono tutte le indagini che il progetto di restauro comunque ha bisogno, che tutti conoscono, cioè in gran parte di chi fa questo lavoro conosce, però è l'applicazione, ma alla fine bisogna tirare le file. Ad esempio, questo è un esempio di un intervento di restauro ed è un padiglione della musica in cui il comune voleva semplicemente riaprirlo e farlo visitare dal pubblico. Gli studi ci hanno dato tantissime informazioni, ma è semplicemente stata una semplice pulitura degli elementi costruttivi che ha dato la possibilità di rifar tornare la gente, di visitarlo, così il Ministero per i Beni Culturali ha finanziato l'intervento e ha dato la possibilità a questo piccolo paese vicino a Varese di poter prendere dei finanziamenti, dei fondi e quindi di usufruire di questi fondi, per poter riaprire uno spazio. Quindi, come vedevo prima, sono rimasta quasi emozionata dalla relazione che ha fatto il sindaco di Fontecchio, perché effettivamente, cioè, rendere attivi questi borghi, eccetera, dare un valore, non è una cosa semplice. Io vedo tutti i giorni, perché questo poi è diventato il mio lavoro, come una situazione del genere volevano fare grossi interventi, ricostruiamo, rifacciamo, eccetera. No, una semplice pulitura e il fatto di valorizzare il monumento e far fruire le persone ha dato la possibilità di recuperare soldi, fondi, e questo è stato semplicemente pulito. Se sono tagliate le erbe, sono messe degli elementi architettonici che qui vedete, delle classiche balaustre protettive per la sicurezza, eccetera, ma è semplicemente stato un intervento di pulitura. Quindi la filosofia è proprio quella. Con Pane è uno studio con Anna, appunto, come ci siamo quasi ritrovati insieme proprio su questo, visto che la nostra cultura è più una cultura della conservazione, siamo nati in una scuola di Milano, quindi abbiamo avuto, mentre ci siamo accorti che il restauro è tanto una filosofia, può essere visto da un punto, ogni edificio è a sé, è una cultura che va sviluppata e amata soprattutto. Grazie.